Salve a tutti, stiamo leggendo il mio secondo romanzo, Il fiato di Edith, da un bel po' di tempo. Quindi se vi fa piacere recuperare tutti i video e vederveli in ordine, li trovate su YouTube cercando Nicola Pesce himself. Continuiamo a leggere. 16° capitolo. Seguì un allontanamento. I giorni si dilatarono come anni, ma guardandosi indietro alla fine di ogni giorno, a Jonathan parevano sempre trascorsi così in fretta, come se fossero stati scoccati da un arco. Egli vedeva la distesa delle proprie ore, cosparsa di sospiri, così come spesso è possibile vedere, mischiati alla pioggia, dei fiocchi di neve. A un tratto gli capitava di avvampare in viso, e non era più lui. Si sentiva formicolare le mani, la faccia, i capelli gli si drizzavano in testa, e il cuore batteva più forte. Si scopriva, ad esempio, a ripensare a quella volta che era andato via, dopo aver visto Sebastian tenerle la mano. Gli pareva di poter discernere una quantità di particolari maggiore di quanti ne avesse effettivamente notati quel pomeriggio. La ruvidezza del muro della casa, un po' di fango sul primo gradino, delle orme in terra, e pensava alla scena vista dentro, al colore dell'atmosfera, mano nella mano. Dopo, ancora, ricordava tutte le stagioni ed i tramonti che aveva sfogliato attraverso la finestra opaca della stanza di Edith, e la rivedeva, la pelle color di madreperla, l'ovale rotondo del viso e quella piccola bocca, e rivedeva la casa, il camino e tutti quegli alambicchi così diversi fra loro, tutti quei contenitori di morte. Uno in particolare aveva attirato la sua attenzione accanto a un libro di pelle, la cui chiusura era un lacciuolo di cuoio che ne faceva il giro più e più volte. Ma ecco che immediatamente si distraeva da quello per covare un rancore cieco e sordo che non aveva immagini, che gli faceva rizzare i peli sulla sua nuca di bambino e gli pungeva il cuore come uno spillo che blocchi una farfalla su di una tela, impedendole di volare via, impedendogli di pensare ad altro. Lei era lontano. Che facevano ora quei capelli rossi? Si cercò sulle braccia dove magari gliene era rimasto uno e ne vide un frammento che luccicava alla luce. Gli mancò il respiro e lo prese fra le dita come qualcosa di troppo prezioso, di troppo fragile, e sentì di nuovo il pianto montargli dentro. Ma aveva imparato una cosa che non avrebbe voluto imparare mai, a trattenerlo. Non doveva pensarci. Allentò la morsa e guardò il vento dapprima giocarvi e poi portar via quel capellino. Con lo stesso dolore e indifferenza con cui in quel momento avrebbe potuto lasciare andare via la propria vita. Improvvisamente quel fazzoletto di terra gli parve più prezioso perché conteneva un capellino di Edith. Ora forse lei rideva con Sebastian. Di certo non pensava a lui. L'aveva visto davvero quel bacio o era soltanto un frutto della sua mente accaldata? Quanti giorni avrebbe impiegato a dimenticarlo? Non dimenticarlo al punto da non riconoscerlo più, ma dimenticarlo almeno al punto da avere imbarazzo ricordando l'intimità che c'era stata fra loro. O dimenticare quella intimità, darle un altro nome, un nome che fosse una bugia, modificare il passato cambiando punto di vista, spazzarlo via, spazzare via tutto quello che Jonathan aveva creduto stesse nascendo fra loro, come il gesso dalla lavagna con un colpo di cassino che trasforma in polvere anche la frase più importante. Ma lui la ricordava bene. Gli mancava di sentire la sua voce, quei dentini bianchi, di cui uno un po' scolorito in un punto, da cui uscivano un tono di voce, un accento, delle parole che lo facevano stare bene. Dal piano di sotto della sua piccola casa sentì bussare, poi poche parole affrettate, passi veloci su per le scale, qualcuno alla sua porta, una donna giovane, piena di rughe, sudata, aveva pianto. Stropicciava la propria veste nera tra le mani. Disse Edith.
capitolo 17. Fu il buio, fu una notte viola di passi sull'erba umida, una notte di grilli, di odori e di freddo, una veste nera, affrettata come un fantasma e poche domande, silenzio, un senso di troppo fugace e contemporaneamente di eterno, fra la luna, Elith e la morte. E vide la casa, a pochi metri da lui, e le fiaccole accese e la penombra dentro. Percepiva di traverso quei vetri antichi un immobile fervore. Aveva ormai superato in corsa quella donna nera, spalancò la porta e fu dentro. Il buio era interrotto soltanto dalla fiamma di una candela. Tre persone fervevano sopra Edith, distesa su di un letticciolo rialzato, un uomo, una vecchia cameriera col grembiale, e una persona che scappò in una stanza, forse a prendere qualcosa. Un profilo esatto, d'avorio, una boccuccia rossa e lunghi capelli ondulati. Eccola di nuovo, Edith. Quel nome in bocca aveva preso un suo sapore e il pronunciarlo lo rendeva ogni volta differente. Aveva un respiro sottile come carta velina. La coperta si gonfiava a brevi spasmi. Poi degli scoppi di tosse, quella tosse che viene dal centro del petto. E a ogni strappo ne seguiva un altro ed un altro ed un altro. Poi quel corpo si piegava, si contorceva, senza più smettere di tossire. E le labbra iniziavano a tingersi di un altro rosso, ben più prepotente e definitivo. Portava le mani alla bocca e le dita erano tutte un sangue. La famiglia gridava, correva per la casa, si mobilizzava e non v'era nulla da fare, un maleficio. Edith gridò senza volere e stavolta aveva il sapore di una paura primordiale che andava al di là di lui. A quel suono lei aprì gli occhi che nel buio parevano tutti neri, biglie di carbone fra le palpebre, e stese una mano rossa e storta. Cercò di dire il nome di Jonathan, ma non le uscirono che sibili privi di forza. Lui le afferrò la mano e la strinse. La strinse. La strinse così forte da non farla precipitare per quella notte e così piano da non farle male. Lentamente il mostro che voleva tossire attraverso la piccola gola della bambina si placò. Lei si addormentò e il rumore tenue del fuoco si impossessò nuovamente della stanza. Jonathan perse così i propri occhi nel camino che ardeva e respirava, scandendo il tempo nella penombra, dando luce e negandola a credenze di libri, alambicchi e boccette. Jonathan perse i propri occhi nel fuoco che lo dominava. 18° capitolo. Il camino crepitava e dinanzi ad esso c'era il padre di Edith con gli occhi fissi, persi lontano. Jonathan era in piedi accanto a lei. Non aveva mai visto un uomo tacere tanto a lungo. Gli adulti avevano sempre qualcosa di grosso ed inutile da dire. Ma non importava, niente importava. Edith era morta. A lui dolevano i piedi, le gambe, la schiena, per tutto il tempo che era stato chino su di lei. Quella notte le aveva vegliato accanto, senza sonno ma sempre più stanco, e non importava, senza fame ma con una voragine nello stomaco, e non importava. Il camino e il silenzio. Per tutta la notte Edith aveva vomitato sangue, ma non come una viva. Distesa, immemore, gli occhi chiusi, a piccoli sbotti spruzzati via dai polmoni. Non esattamente sangue, piuttosto un muco marrone, così improprio su quel viso raffinato. E lui, per tutta la notte, era stato lì, curvo su di lei, con 1, 10, 100 tovaglioli bianchi, a pulirle di continuo il viso, la bocca, talvolta le spalle nude, da quel mostro marrone, da quel male che la sporcava, e aveva continuato a pensare: non devi sporcarti, perché tu sei bella, adesso lo so. E ad ogni fazzoletto che era da lavare, ridotto a uno straccio marrone, ad ogni mezz'ora che passavo, se lo ripeteva in testa che era bella. Gli pareva proprio di scoprirlo ogni volta per la prima volta, e
e insieme d'averlo sempre saputo. E c'era una sorta di assurdo benessere in quella situazione, al cospetto della morte, e un senso di fine, di finito, di concluso. Non devi sporcarti, guarda qua, non devi perché sei bella. Si provò a dirlo una volta ad alta voce, ormai certo che lei non potesse sentirlo, e scoppiò in un pianto orribile e piangendo la asciugava. In una sola occasione, quella notte, la giovane vestita di nero gli aveva detto che poteva andare via, che era un ragazzo, che doveva riposare. Lui l'aveva ringraziata ed era restato. Ma quel distrarsi di un minuto aveva fatto sì che la bocca di Edith si fosse coperta di nuovo di quel sangue. A Jonathan era scappato un grido soffocato, poi lo aveva preso a manciate e le aveva nettato il viso alla perfezione, con delicatezza, quasi stesse restaurando un'antica pala d'altare. «Scusami, scusami», non faceva che ripetere. Il dottore alzò l'orecchio da quel corpo nudo, che si sporcava fino ai fianchi di schizzi, e disse che non avrebbe superato la notte. Il prete, nella sua tonaca nera, gettò incenso in giro ed acqua santa, che bagnò anche la pelle di Edith. Il suo corpo, allora, si incurvò come preso a un amo e trasse un profondissimo respiro finale. Pareva che non avesse atteso altro che quello per renderle l'anima a Dio. Poi tacque, poi silenzio, interrotto soltanto dai singhiozzi dell'anziana cameriera e da Jonathan, che si affrettava a nettarle le labbra. Edith non respirò più. Il prete andò via, il tempo passò. Il padre rimase con gli occhi fissi nel camino e gli altri a piangere in altre stanze, e Jonathan lì, che le accarezzava col dorso della mano quel viso che ormai non si sporcava più. Com'era morbido! Come si muovevano quelle piccole labbra ricurve al tocco della sua mano. A un tratto Edith aprì gli occhi, due pezzi di carbone spalancati nella notte, e nel viso si vide che fece forza ad infilarsi l'aria in gola come la lama di un pugnale invisibile. Si vide che l'aria fece forza per trovare una via e la trovò. Respirava ancora, e ancora quel sangue. Il padre balzò in piedi, ma la sorpresa finì lì e la notte continuò. Jonathan guardava lei e poi in alto, confuso, a giudicare Dio. Che tortura folle per quella bambina e che gioco stupido farle riaprire gli occhi per poi ucciderla comunque. Lo odiava. Pensò che la morte l'avrebbe sottratta a tutti i suoi dolori. Fu distrutto dentro sé e felice per lei. Pensò a tutto quello che avrebbe voluto e non sarebbe stato più. A tutto quello che avrebbe potuto essere e non era stato. Ovviamente il romanzo continua. Ci sentiamo fra qualche giorno per leggere altri 3 capitoli, dopodiché non ve ne leggerò più. Chi vorrà sapere come prosegue il libro sa cosa deve fare. Buona giornata.